The Bears. Dunque, nel corso della mia vita è capitato parecchie volte che un animale selvatico mi entrasse in casa e che dovessi occuparmene io. Ma in genere non erano problemi grossi. Mi sono occupato di uccelli, scoiattoli e schifosi ratti che ho ucciso con un fucile ad aria compressa. Ma cosa fareste se a uno di quei ratti all'improvviso sbucassero le ali e iniziasse a svolazzare in giro per la casa? Sto parlando di un maledetto pipistrello. Nessuno ne vorrebbe uno in casa. E sfortunatamente è proprio quello che è successo qualche settimana fa. Una notte io e mia moglie stavamo dormendo quando all'improvviso veniamo svegliati nel bel mezzo del sonno da un suono molto particolare, qualcosa che sembrava un... Che diavolo è stato? Il ventilatore a soffitto? Sta forse per caderci in testa? Mi alzai in mutande nel buio più totale e iniziai a dare un'occhiata in giro, quando all'improvviso lo trovai. Oh, maledizione, è un pipistrello! Ora, quel pipistrello era messo male, giaceva sul collo con le zampine alzate, sembrava uno zio ubriacone. Me ne stavo lì a dire, ma che diavolo, sarebbe questo il verso del pipistrello? Non ricordo di averlo studiato a scuola. Il pipistrello fa i. Pensi di raccoglierlo o cosa? No, che non penso, e se mi volasse in faccia o che so io? Hai paura che ti voli in faccia? Senti, non so cosa facciano i pipistrelli, ok? Sono cattivi e schifosi e non me ne intendo, capito? Mi girai e tutto ad un tratto il pipistrello era morto ed il nostro gatto Pooter se ne stava seduto lì come per dire... Ehi, mentre te ne stavi lì a fare il pappamolle ho deciso di uccidere il pipistrello. E come niente era tutto finito, il pipistrello era morto, non mi ero pisciato addosso e Pooter non si era preso la rabbia, fine. Questo fino a qualche mattino dopo. Ero in cucina, stavo per fare un po' di caffè, quando all'improvviso, boom, ecco che sbuca un altro pipistrello. Ora, il mio stupido culo all'inizio pensò, oh mio Dio, è lo stesso pipistrello dell'altra notte, tornato dal mondo dei morti. Un fottuto pipistrello zombie che cerca di volarmi in faccia. Mi misi a gattoni nel mezzo della cucina, come fossi un dannato ostaggio durante una rapina in banca. Lentamente iniziai a tornare in me. D'accordo, forse non è un pipistrello zombie, forse è solo un altro pipistrello. Siamo a due pipistrelli in casa, cos'è? Qualcuno sta giocando a Jumanji qui dentro? Nel frattempo Pooter iniziò a saltare in giro per tutta la casa come un maledetto supereroe. Calmati femminuccia, ci penso io. Per tutto il tempo mia moglie rimase a letto al piano di sopra, totalmente ignara del caos che stava succedendo in cucina. Quindi che diavolo avrei dovuto fare in una situazione del genere? Non ero qualificato per riuscire a gestirla. Mi serviva un professionista come Steve Irwin o Jack Hanna, anche il fottuto Ozzy Osbourne, Cristo santo, chiunque. Alexa, cosa si dovrebbe fare quando si ha un pipistrello in casa? Non lo so, amico, non ne so un c***o manco io di pipistrelli. Alla fine il pipistrello si fermò su una parete e approfittai dell'occasione per prendere il mio fidato fucile ad aria compressa dall'armadio. Al che cercai di prendere bene la mira, feci fuoco e lo colpii, ma senza ucciderlo. Lo feci solo incazzare. Oh mio Dio, mi hai sparato! Adesso volerò sul serio sulla tua fottuta faccia! Mi chiusi nel bagno come una vecchietta impaurita. Sbirciai fuori dalla porta e vidi che il pipistrello era nel salotto, vicino alla mia TV. Bene, quindi cosa avrei dovuto fare? Non potevo sparare al pipistrello rischiando di rompere lo schermo della TV. Sono sicuro che una sparatoria accidentale a causa di un pipistrello in casa non sia coperta da garanzia. Quindi, dato che stava tenendo la mia TV in ostaggio, decisi che avrei dovuto catturarlo in qualche modo. Cosa avrei potuto usare per prenderlo? Beh, che ne dite del fottuto retino di 3 metri che usiamo per pulire la piscina? Quindi eccomi lì in casa mia con quel retino lungo e pesante, con l'aspetto di un saltatore ubriaco, che tiravo giù la roba dai tavoli. In qualche modo riuscii ad afferrare il pipistrello, e i suoi piccoli piedi, o zampe, o fottuti artigli, non so che cazzo abbia un pipistrello, erano incastrati nella rete. Quindi quella era la mia occasione. Iniziai a correre come se la maledetta casa fosse stata in fiamme. Arrivai al giardino, sventolando quel dannato retino nel tentativo di liberarlo. Il mio vicino di casa era sul portico, che mi fissava come a dire... Che diavolo sta facendo quel tipo? Va a caccia di farfalle? Ho un pipistrello! Ho un pipistrello qui! No, è un fottuto retino, brutto idiota! Alla fine, il pipistrello riuscì a liberarsi e a tornarsene al settimo girone dell'inferno o ovunque diavolo vivano i pipistrelli. Tornai in casa, mia moglie si era svegliata. Ehi, perché c'è un fucile sul pavimento e tutta la nostra roba è rotta? Perché c'era un altro pipistrello in casa, ecco perché. Mi è volato in faccia, ha preso la nostra TV in ostaggio e io ho fatto del mio meglio, ok? Ed è per questo che non si scherza con i pipistrelli. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo. E ora passiamo ai salamappa rifatturutu pirapadabattupetta. Allora, io che sono Sal ci tenevo a salutare Sasha the Gamer. Ciao Sasha, quando vuoi venirmi a sfidare vieni nella mia arena. Ciao, io sono il vicino di Hello Neighbor e volevo salutare Dizzy FN. Ciao Dizzy FN, ti verrò a cercare. Ciao, io sono Sonic e volevo salutare Esp Zero. Ciao Esp Zero, sei troppo lento, non mi raggiungerai mai. Ciao, io sono Kermit e il mio amico Sans voleva salutare Morgan07. Salutalo Sans!